Svolta epocale in Arabia Saudita, ora anche alle donne è ufficialmente permesso di guidare dopo che alla mezzanotte ora locale è stato revocato un divieto che durava da decenni. L'Arabia Saudita era rimasto l'unico paese al mondo in cui le donne non potevano mettersi al volante e spesso le famiglie dovevano assumere autisti privati per accompagnarle. La differenza ora è che quando voglio uscire tutto quello che devo fare è salire sulla mia macchina, racconta questa donna, e non ho bisogno di aspettare che l'autista, mio marito, mio padre mi accompagnino. È molto più facile adesso, posso salire sulla mia auto e andare a fare qualsiasi cosa voglia fare. Questa vera e propria rivoluzione automobilistica era stata già annunciata a settembre dell'anno scorso e l'Arabia Saudita ha iniziato a rilasciare le prime patenti alle donne proprio all'inizio di giugno. Adesso si prevede un boom di iscrizione alle scuole guida saudite. Sono felice di vedere le donne del mio paese alla guida, dice questo giovane. Forse potrebbero aver bisogno di usare l'auto senza dover aspettare i familiari. È una buona cosa e spero che la gente l'accetti. Già nei prossimi giorni circa 2000 donne attendono di ricevere la loro prima patente. Il cambiamento arriva tuttavia in un periodo di giro di vite del governo saudita contro gli attivisti che hanno fatto campagna per il diritto alla guida.